Stamattina è stata sgomberata un'occupazione in Corso Traiano con 13 famiglie dentro, all'interno, che vivono lì ormai quasi da un anno con bambini. E lei abita qua vicino? Sì, forse ma non c'è, ne subito dopo. Aveva avuto modo di... Sì, li vedo, passando li vedo, con i bambini, seduti sui scalini, dentro il portone, gente tranquilla, gente... Non ha mai fatto il chiasso, mai fatto. E quindi cosa ne pensa di questo sgombero, soprattutto con tutte queste per forze? Me, sa, trattare così della povera gente che senza alloggio, che non sa dove andare, in più una struttura che era abbandonata e non lasciargliela, mi sembra una cosa ingiusta. Una cosa che non. In un paese democratico non dovrebbe esistere. Ecco, questo siamo è il modo... tanto carevoli verso tutti e poi ci dimostriamo invece il contrario. Poverini, ci fanno pena tutti e poi quando è ora però di fare veramente qualcosa non facciamo. Ma infatti ad ora sembra che il Comune non abbia ancora trovato una soluzione per le famiglie che sono state sgomberate stamattina. Insomma, vediamo che questo è un po'... il solito modo di trattare il problema dell'abitare qua a Torino, cioè come una questione di ordine pubblico, è stata... Ma per carità, persone che non hanno mai fatto niente, io almeno le dico, le vedo quasi tutti i giorni pensando, erano tutte niente, tranquille, non hanno mai fatto delle cose, delle manifestazioni.